Il nome di Goran Hadzic è legato in particolare al massacro di Vukovar. L'ex capo politico dei serbi in Croazia è ritenuto infatti coinvolto nell'uccisione, nel novembre del 1991, di almeno 250 civili di etnie diverse da quella serba che si erano rifugiati nell'ospedale della città durante il conflitto armato serbo-croato. Furono uccisi dalle forze serbe dopo essere stati picchiati e torturati. L'uomo è stato arrestato nel nord della Serbia ed è comparso davanti ai giudici del Tribunale Speciale per i Crimini di Guerra a Belgrado. Soddisfazione esprimono alcuni cittadini di Vukovar. Sono molto felice che sia stato arrestato. Era giunto il momento. Dica tutto quello che sa. Noi saremmo contenti se ci dicesse dove sono i resti dei nostri cari. Neka on kaže sve što zna, a mi ćemo biti zadovoljni ako on otkrije gdje su naša grobišta. I veterani e i prigionieri di guerra di Vukovar ovviamente accolgono positivamente l'arresto di Hadzic. È uno di quelli che hanno commesso il più orrendo crimine di guerra in Croazia. Noi dell'Associazione dei Prigionieri di Guerra rendiamo omaggio ai sopravvissuti e dobbiamo la verità ai nostri morti. Anche il sindaco della città, Zeliko Sabo, ha commentato positivamente l'arresto di Hadzic. Il processo a suo carico, ha affermato, dovrà fare luce sulla sorte degli scomparsi. Secondo fonti croate, più di 300 persone date per disperse dopo la caduta di Vukovar nel novembre 1991 non sono state ancora ritrovate.